Buongiorno. Allora, solita raccomandazione, per favore iscrivetevi a questo canale e iscrivetevi se state anche su Facebook al gruppo Gli Scarabocchi di Frenny. E poi, per favore, leggete anche, come al solito, qua sotto la descrizione di questo video dove vi metterò sempre ogni volta delle info super super importanti o anche no. Vedete voi. Cominciamo! Avete perso tutti gli elastici per capelli e non sapete proprio come fare? Non c'è nessun problema, basta utilizzare un rotolo di scotch da falegname e avrete risolto tutti i vostri problemi. Bene, questo video serve semplicemente a dimostrare due cose. La prima, che la mia dignità oramai se la semo giocata. Perfetto, era la prima cosa che volevamo ottenere, toglierci un po' di serietà. Seconda cosa, che sicuramente a casa avete tutto il materiale che vi serve per questo tutorial, quindi serve della carta di recupero. Se avete, andate a cercare, se avete dei volantoni del supermercato, dei volantini della pizza, o quelli dell'immobiliare che vi tartassa in continuazione, o semplicemente della carta da giornale, delle vecchie parole crociate, dei vecchi elenchi del telefono, della vecchia carta da pacchi. O se no, utilizzate semplicemente della carta e poi ve la decorerete come vi pare e vi piace. E oggi faremo delle fantastiche mini pop shopper. Io già vedo la mia amica parrucchiera che vorrebbe fuggire dall'isolamento con un tagliaerba e togliermi tutta questa roba. Ma amica mia, non puoi. Questo periodo è la rivincita degli spettinati. Viva le Zeppelin! Cominciamo! Vi possino, a voi e a me che mi è venuto in mente di fare questi tutorial. Ma chi l'avrebbe mai detto? Oh yeah! Bene, come abbiamo detto, quello che ci serve è della carta colorata. Ovviamente possiamo farlo pure con della carta bianca, va benissimo. Magari la decoriamo prima noi, la possiamo colorare e poi la utilizziamo per fare queste fantastiche mini shopper. E io utilizzo le riviste perché penso che vengano molto molto divertenti e anche molto pop come risultato. Questa la faccio proprio super pop perché ho questa fantastica rivista che ho già super tagliuzzato per fare i tutorial precedenti per voi, che è proprio una rivista di pop art. Per cui io prendo questa fantastica paginona, questa della Pepsi Cola, la strappo perfetta. Questa è la base per fare la nostra mini shopper. Come si fa? Si prende il foglio orizzontalmente e si piega non proprio a metà, bisogna lasciare un pezzettino fuori in maniera da poterlo ripiegare. A questo punto si prende la colla e si incolla per bene questo lato qui. Cerchiamo di essere un po' precisi. Lo so che io dico sempre che è bello essere storti. Ma per farla venire bene, cerchiamo di essere molto dritti quando pieghiamo la nostra shopper. Metto la colla e incollo per bene. E abbiamo questo risultato. Dopodiché, in questa parte qua sotto, quella dritta, quindi non questa tagliuzzata, pieghiamo di un po'. Questa sarà la base della nostra shopper. Quindi più grande vogliamo la base, più dobbiamo piegare. Per me va bene questa dimensione qui. E pieghiamo bene con le unghiette, pieghiamolo molto bene. Dopodiché apriamo e pieghiamo in dentro i due lati, così, vedete? Anche qui un po' precisamente andiamo a piegare la base. Vedete, io la piego molto bene in maniera che
Poi è più facile comporre la shopper. Arrivati a questo punto, pieghiamo una linguina di qui, e una linguina di qui. Sempre piegato bene e incolliamo dove queste due parti e tutta questa parte qua. Fantastica, questa verrà bellissima. Ok, ripieghiamola da tutti e due i lati, quindi così e così. Adesso dobbiamo fare le parti laterali in maniera che si infilino dentro per fare proprio la nostra bustina. Come? Pieghiamo da un lato fino ad arrivare a qui. Vedete dove ci stanno questi due angoletti? Sempre più è piegato bene, più sarà facile poi comporre la busta e anche da questo lato qui. Già mi piace tanto. Anche questa volta ripieghiamo pure dall'altro lato in maniera da essere sicuri che sia piegato proprio bene bene. E adesso siamo pronti a comporre la nostra bustina. La apriamo e infiliamo dentro queste pieghe da un lato e dall'altro. Sistemiamola un pochino anche qua sotto. Voilà. Ora qua sopra, se trovo le forbici, eccole, la rifilo per bene. Volendo, ci possiamo fare un bel buchino dove poi metteremo un bel laccetto. Ci facciamo proprio il fiocchetto, va? Voilà, la nostra fantastica shopper pop. Visto che non è che abbiamo tantissimo da fare, ne facciamo un'altra, così capite bene il procedimento. Ricordiamoci che questi non sono veri e propri tutorial, ma sono proprio dei mini corsi anche per passare un pochino di tempo insieme. Oggi è un corso un pochino più fai da te e meno di disegno. Sto sempre aspettando che tutti voi riusciate un pochino a procurarvi gli acquerelli, perché non vedo l'ora di cominciare a fare gli acquerelli con voi. Però queste sono delle cose che possiamo trovare dentro casa. Ne faccio un'altra, questa volta utilizzo una pagina invece che pop, una pagina molto artistica. Per esempio, guardiamo questa che meraviglia, una pagina rinascimentale, una Madonna con bambino, perché no? Vedrete che io adesso la faccio utilizzando la parte a tutta pagina, ma saranno molto divertenti anche delle shopper fatte dove c'è del testo, pure con della carta da giornale, perché danno un effetto molto molto pop. Rifacciamolo insieme, così ci ricordiamo bene il procedimento. Come prima cosa la pieghiamo
in due lasciando una parte. Con le unghiette, se ce l'avete, se non ce l'avete, potete utilizzare la parte tonda delle forbici e la rifinite. Ripiegate la parte in eccesso e la incollate. Voilà, adesso la parte dritta, quindi non quella che avete tagliato male, la ripiegate di un po', cercando di essere molto dritti da una parte e dall'altra. Fatto questo, la aprite verso dentro, così, e anche qui piegate bene. Io il Natale scorso ne ho fatte tantissime di queste shopper, perché questo anzitutto dà un effetto molto carino. Ogni volta che in un regalo c'è qualcosa di fatto a mano, è sempre molto più prezioso. Per esempio, potrebbe anche essere semplicemente il biglietto d'auguri. Se avete fatto un regalo molto grosso, ci mettete sopra questo con dentro il biglietto: tanti auguri, buon Natale, zio. Siamo arrivati così, ci siamo? Giusto? Adesso dobbiamo ripiegarle verso dentro, da una parte e dall'altra. Voilà, e incollarle. Uno e due. Deve essere incollato bene, se no poi si apre. Adesso dobbiamo piegare da questo lato all'altezza di questi angolini qui. Io preferisco farlo dall'altra parte perché vedo meglio. Qui, vedete? Uno. Piegate molto bene. Ora, già che ci sono, io la rifilo adesso e decido di rifilarla. Fatevi anche guidare dall'immagine che avete scelto. Qui abbiamo proprio una bella striscia bianca, io la ritaglio. Ok, a questo punto siamo pronti a costruire la nostra shopper, a montarla. Quindi la apriamo tutta. Bene, e ripieghiamo in dentro le parti laterali. Uno e due. Perfetta. Adesso dobbiamo sistemarla un pochino qua sotto. Quindi andate con le dita piano piano, perché se no si, non so che colla avete, però io sto utilizzando una colla che ha una presa abbastanza leggera, insomma, quindi se no si riapre. Ed ecco la nostra fantastica shopper. Voilà. Bene. Anche qui ci possiamo fare il buchino. Io di queste shopper ne ho tantissime, se vedete. Guardate questa che bella. Vedete che anche se ci sono delle scritte viene molto molto carina. Ecco,
Bene, spero che vi siate divertiti a fare queste mini shopper e mini tutorial improvvisato. Come al solito, ragazzi, viva le Zeppelin!